Ricominciamo, quarto ed ultimo quarto, 77-36, abbiamo il possesso della palla con Angeletti che fa canestro e subisce fallo. Abbiamo in campo un quintetto fatto di prevalentemente diciamo di gente rapida e palleggiatori, l'unico lungo che in questo caso è sembrato invece essere lungo ma soprattutto molto rapido è Angeletti, che ora si accinge a tirare il tiro aggiuntivo al rimbalzo. Ottimo il tentativo di Tartufoli, ma non riesce a trattenere la palla in campo. Facciamo pressing sui nostri difensori, sui nostri attaccanti, e cerchiamo di non fargli trovare spazio. L'idea è sempre quella di piazzare un tiratore, e questa volta il tiratore fa canestro. Non riusciamo a concludere e facciamo pure fallo, mi pare, e rientra Cervellini ed esce il 15 Morresi, che si è caricato mi pare del quarto fallo. Partita generosa da parte di Morresi, con tanti punti realizzati. Bella partita, non ci bella sono partita. Stati tanti falli, l'arbitro è stato correttissimo e quindi non possiamo dire nulla. Un ottimo spettacolo, e diciamo anche che il Fano sta combattendo, stanno stringendo i denti e si stanno facendo da fare, ma ripetiamo sempre che noi stiamo affrontando un campionato under 15 eccellenza, e l'esperienza ci fa i grandi. In velocità riusciamo ad arrivare velocemente sotto canestro. Ottima in questo caso l'intesa tra Cervellini e Tartufoli. Pressiamo, ci scopriamo da un lato e ritorna di nuovo il 4, ma recuperiamo palla. Calma. No, non ce la facciamo a recuperare Dio, palla. Bravo. Non ce la facciamo a recuperare palla, subiamo un loro tiro e ora, con una buona azione, il numero 8 del per non numero essere 8. Da parte, forse il migliore in campo, il numero 8 invece dovrebbe essere il numero 1, mette al canestro, vai Walter. Sì, Fano cerca la penetrazione. Diciamo che stiamo scherzando, certamente. Fano uguali, cerca la penetrazione, ottimo il palleggio da parte di Benedetti, che subisce fallo prima di andare al tiro, quindi la rimessa del Fano. Bellissima l'azione di Benedetti, che entra. Ottimo il controllo di palla con cui riusciamo ad avvicinarci al canestro e realizzare con il numero 8, come diceva il mio amico Gian Nicola, il più bravo di questi ragazzi, che oggi sono stati veramente tutti quanti bravi, lo dimostra la velocità di questo contropiede. In attacco siamo stati abbastanza devastanti fino a questo momento. Grandissima giocata, ma la palla non va. Contropiede che prende tutto il campo e andiamo di nuovo a canestro. Il punteggio è di 89-40 e mancano meno di 7 minuti alla fine del quarto. Ora un fallo da parte nostra,
fallo mi pare del numero 23 che porta in lunetta il Fano con il numero 14 Mancini, che ha disputato una bellissima partita fino a questo momento. Peccato il tiro libero, ed ecco il secondo che lo stesso si infrange più o meno sul ferro. Cervellini riesce ad arrivare fino in fondo, ma la palla non va a canestro. Pressing forsennato dai nostri, e lo stesso Cervellini si fa perdonare l'azione di poco fa che aveva eseguito magistralmente, ma che non era riuscito a concludere a canestro. Ripressiamo ancora, seguiamo i nostri avversari in questa fase di attacco. Non riescono nel cambio, anche se l'azione era veramente bella, anche se l'azione era veramente bella. Cambiano. Cambio di Gemelli e ce ne accorgiamo dal numero più che altro. Va dentro Tartufoli e scarica su Alessandro Sebastiani, e la palla va dentro. Stiamo controllando abbastanza agevolmente l'azione. Ecco il numero 14 che piazza un tiro, ma recuperiamo. Bravo. Forse un tiro più corto e più facile poteva andare meglio, ma commettiamo un fallo sul portatore di palla avversario che era arrivato al tiro. Comunque devo sempre ripetere che la divisa, i colori del Fano sono bellissimi, perché sono gli stessi colori del mio sito www.twinsebastiani.it, giallo e nero. Forse fra qualche anno metterò pure io le bande gialle ai pantaloni. Il serie di cambi, è cambiato il portatore di palla per quello che riguarda il Fano, ed è il numero 10 che va subito a recuperare il passaggio. Tiro c'è, altro tiro, ma recuperiamo al rimbalzo. Penetrazione del numero 4 che trova lo spazio per mettere dentro una palla. Siamo a 95 a 40 e abbiamo giocato meno di 5 minuti. Bellissima azione del Fano che piazza sempre uno all'angolo, che però purtroppo la palla non va. Solito Leo che non posso parlare adesso. Lasciato libero in zona di attacco punisce il Fano. Velocissimo questo palleggiatore, però si infrange sul muro della zona dei nostri giocatori. Guadagnano comunque tuttora una rimessa. Cambio di circolazione di palla, ottimo reverse, palla libera che va a pannaggio del tiratore. I nostri prendono posizione. Oh. Viene fischiato un fallo in attacco da parte del numero 16 Cervellini, il quale scivola andando ad investire letteralmente il giocatore che lo stava marcando. E quindi la fischiata mi sembra perfetta. Recuperiamo palla pressando il play, ed ecco che Tartufoli conclude, ma a rimorchio arriva Cervellini che assesta meglio il tiro fatto con una grandissima difficoltà da parte di un giocatore fanese. Tiro da tre, eseguito in maniera molto pregevole, un metro di spazio e i
i nostri avversari ci provano sempre. Dai e vai con tra Sebastiani e Tartufoli e fallo. Adesso il numero 14, poverino, mette i primi brufoletti in faccia, quindi sta diventando anche lui un ometto. Ah, ecco, momento. Si è emozionato. Il gemellino numero 14. Ecco. Stasera niente cena al 14. Recuperiamo palla in attacco, Cervellini. Un tiro da 3 non va, si infrange sul primo ferro, i nostri avversari attaccano rapidamente, velocemente, manca, eccolo il, la tripla. Ah, non riusciamo a controllare la palla, peccato. Escono David, Leo, Giovanni ed entrano in campo Luca, Alessandro Ribaldi e Francesco Chiaramoni. 2 minuti e 30 da giocare. Solito schema che libera un tiratore all'angolo, peccato, peccato, perché la, la fase in cui ci si, i giocatori falensi riescono a liberarsi è molto bella, fatta pregevolmente, però come all'inizio partita sono mancati un pochino al, al tiro in quest'ultima parte di gioco. Buona la circolazione, bellissima la giocata di questo ragazzo, il numero 8, che si chiama Borgogelli. Cervellini scarica per Luca, Stacchiotti che mette dentro il papà la palla di Luca Stacchiotti da fuori, un no. metro di distanza. Fallo del numero 4 del, di Francesco Chiaramoni, numero 7, che li può spendere. Rientra dentro Leo e Margheritini, esce Gianluca. Staccoccia sta facendo giocare tutti, è pure giusto, anche perché il punteggio è alto, quindi non ci sono problemi per il termine della partita, giusto Walter? Sai che i commenti di natura tecnica sulle decisioni del coach non sono di mia pertinenza e mai mi sentirai farne uno. Claudio Staccoccia ha tutta la nostra stima, tutto il nostro rispetto per l'impegno e la professionalità che ci mette per far crescere questi ragazzi. Quindi qualsiasi, decisione prende noi la, da noi sarà sempre ben accetta. Anche, accettiamo anche qualche cena da Staccoccia che quelle sarà Ripatranzone, quelle sarà più dura, però comunque dove si trova Ripatranzone anche la sagra del Tartufone noi accettiamo, giusto Walter? Recuperiamo palla su un rimbalzo conseguente a un tiro che è il solito, quello schema che libera il tiratore laterale verso l'angolo, la, riusciamo a fare ottima circolazione di palla, toccherebbe, eccolo qua, ribaltare, ribaltiamo di nuovo, siamo un pochino vicino, riusciamo a penetrare ma ci pensa Leo che cerca di concludere ma la palla si infrange sul ferro. Yeah. Quando dicevi della pericolosità, lo vedi? Ci siamo andati sostanzialmente vicino. Infatti quella colonna lì dovrebbe essere coperta da anche perché è tutto cemento, cemento armato, portone. Quindi comunque bello il gesto che abbiamo appena visto, che sono le scuse del, di Leo Tartufoli che ha commesso il fallo nei confronti del numero 10 che mette dentro il primo e non il secondo, quindi ci riproiettiamo in un'altra, in un altro contropiede. C'è di nuovo tempo, da ragionare e ci pensa Margheritini. Il tempo non scorre, il tempo non scorre. Ecco, ha ripartito in questo momento il tempo. Si era un po' in, impacciato il... come si chiama? Il cronometro, 30 secondi ed ecco
ecco, 30 secondi alla fine, 28 secondi alla fine, il Fano rifà circolare palla, rilibera un tiratore nell'angolo che fa un canestro bellissimo. Cambio per il Fano. Gian Nicola, abbiamo assistito a una bellissima partita, e a uno spettacolo che ci piacerebbe vedere ogni volta che si gioca, anche in categorie superiori a quelle che stiamo vedendo oggi, con grande sportività e soprattutto con grande impegno. Questi ragazzi hanno veramente, da entrambe le parti, onorato questo gioco, giocando fino all'ultimo secondo. Termina la partita 103 a 47 per la Sagrata. Un grande applauso, un applauso a tutti questi ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.